cuore di tanta gente. Altri è già stato ospite della Fondazione, io non devo aggiungere nulla, avete già avuto occasione di ascoltarlo per quelli che c'erano, soprattutto di il rintocco della campagna. E soprattutto di apprezzare non solo la limpidezza, la chiarezza e la profondità del pensiero di Gigi Di Fiore, ma soprattutto di apprezzare anche certe posizioni un po' controcorrente, perché adesso c'è un po' la corrente è un po' cambiata, ma un po' controcorrente, che sono assunte nelle sue ricerche, tutte documentate, tutte censite dai suoi studi e dalla documentazione che è corroborata, su cui i suoi studi si sono concentrati, quindi, che hanno corroborato i suoi stessi. Quindi io innanzitutto lo ringrazio di essere tornato, è uno scrittore straordinario, quindi avete già letto anche, credo avete già letto anche i suoi lavori, a parte lo conoscete come giornalista, anche i suoi lavori monografici, devo dire, i lavori monografici hanno in particolar modo il lavoro su Fonte Landolfo e Casalduni ha anche, oltre a trattare un argomento di grande delicatezza, che solo da poco, per la verità, è emerso dall'oblio, ma soprattutto è quel volume, è un romanzo, cioè è un incrocio tra, molto prima di qualcun altro che poi su questi argomenti mi ha fatto molto sfoggio, è un incrocio tra un'illustrazione creativa dei fatti e invece una illustrazione documentata e al tempo stesso rigorosa di quei fatti. Quindi uno dei due lavori che presentiamo, non trovate fuori perché non ci sono più copie disponibili presso la casa editrice, quindi no, si vende in edicola quello lì, su ancora. Si vende in Ponte Landolfo, sì, ancora in edicola per un altro mese. Quindi. Ma dove? In qualsiasi edicola? Uno lo può pure prenotare, chiedere. È una buona notizia, no, perché qui non l'avevamo, infatti la nostra perché non è in libreria, quindi non lo può avere, è chiaro, è una distribuzione diversa, è un canale, anche dei tempi diversi. Però questa è una buona notizia, in edicola la potete ancora trovare. Vi consiglio di leggerlo, poi ci illustrerà la diversa impronta dei due. L'altra è quella che riguarda i libri. Ho avuto tante mail quando abbiamo fatto girare la notizia della presenza di Gigi Di Fiore, la moglie di Roberto Selvaggio, peraltro lui cita che mi amica da sempre, e fa uno dei migliori vini d'Italia, si chiama il Galante, il lavoro consigliato Peronelli, l'ha considerato per 3 anni consigliato il miglior vino rosso d'Italia, che si fa poi qua a Sesso Lungo, e tanti come appunto Maria Luisa Morena, la moglie di Roberto Selvaggio, mi hanno manifestato non solo la piena condivisione dei contenuti, ma anche il fatto che lì sono ricordati anche autori minori, e quindi dimostrazione della peculiarità della ricerca, autori minori che altrimenti sarebbero dimenticati, tra cui lo stesso Roberto Selvaggio, non c'è più, però ha fatto anche lui un contributo significativo nella direzione in cui per fortuna Gigi ci continua a dare delle gratificazioni, anche dei conforti, come la vicenda di Ponte Landolfo e Casalduni, ma anche nella vicenda dei Vinti, che è una vicenda particolare, non ha il tono romanzato, ma è invece un documento straordinario in cui dentro ci sono spunti che chiedo a Gigi di illustrarceli meglio, spunti che ci aprono degli squarci non solo sulla vita delle persone, ma anche su un pezzo di storia che andrebbe completamente riletto, ripensato, soprattutto in ordine non tanto alle cose che sono state fatte, ma soprattutto alle cose che non sono state fatte, soprattutto che non sono state dette. L'ingiustizia ovviamente se ne cade, i due libri se ne cadono di ingiustizia, per chi come me si occupa da giurista di cose giuste, e noi abbiamo un progetto che si chiama così, si chiama Progetto Giusta, che è un progetto di ricerca che si occupa di questo argomento, devo dire che questi libri sono straordinariamente emblematici. Quindi lo ringrazio di essere tornato, lo ringrazio di aver dato questa doppia testimonianza di cui vi parlerò. Partiamo da Ponte Landolfo Casalduni o poi a partire dai Vinti. Dai Vinti, perfetto. Con sé. Sì. Allora, innanzitutto buonasera. C'è un applauso di benvenuto. Ben ritrovati a chi c'era anche l'altra volta. Io
perché voglio partire un attimo da Inti? Innanzitutto perché I Vinti del Risorgimento è una riedizione di 10 anni, di un libro di 10 anni fa, e il fatto che sia stato ristampato, perché c'è stata richiesta su questo libro che è andato esaurito, e la risposta buona che ha avuto fino ad ora, da novembre, dalla ristampa, testimonia che c'è ancora una grande attenzione, un grande interesse verso le cose che tratta questo libro. Perché io ho detto di voler cominciare dai Vinti? Perché nei Vinti ci sono un paio di chicche che riguardano proprio l'eccidio di Ponte Landolfo, che sono comparse per la prima volta in questo libro, che uscì in prima edizione nel 2004. Innanzitutto, e questa è la fonte dell'ufficio storico dell'esercito, i nomi completi di tutti i famosi soldati che furono uccisi a Ponte Landolfo e nella strada per Casalduni, che fecero da premessa all'eccidio e alla rappresaglia successiva. Quindi io ho trovato quasi casualmente nei documenti dell'ufficio storico dell'esercito l'elenco completo dei 41 morti, che erano citati in un fascicolo, in una cartella particolare, che era quella dei decorati dopo la morte. Andando a vedere il perché erano stati decorati, si è arrivati a capire che erano quelli uccisi, i 41 uccisi, perché i soldati, c'erano 3 carabinieri in tutto, i militari erano 44 con questo tenente Bracci che li guidava, 3 riuscirono a sopravvivere e 41 furono uccisi, alcuni subito negli scontri, altri scappando, e furono poi massacrati e ammazzati successivamente nella zona che è attualmente il campo sportivo di Casalduni. Quindi in quel largo crocette furono uccisi gli altri che riuscirono a scampare dallo scontro iniziale. Questo era uno. Poi altri documenti interessanti che sono comparsi per la prima volta nei Vinti era questo scambio frenetico di lettere e di segnalazioni e di allarmi che si lanciavano i militari, gli ufficiali piemontesi su quello che accadeva in zona. Quindi ci sono questi compiacimenti e questi complimenti per l'operazione compiuta a Ponte Landolfo, ci sono tracce di una mini inchiesta che si fece, perché successivamente fu fatta una mini inchiesta nei confronti di questo tenente Bracci livornese che entrò in paese, che aveva avuto il compito di fare una ricognizione semplice con questi 44 e di non addentrarsi in questi paesi pericolosi ritenuti ricettacolo e rifugio di briganti. Quindi additavano a questo tenente la responsabilità di questi morti, tenente che morì e non si è mai capito, ci sono alcune fonti che dicono che fu uno dei suoi a sparargli, perché appunto si dimostrò incapace, si dimostrò non in grado di affrontare la situazione. In realtà poi la lettura è un po' complessa e dopo ne accenneremo. Quindi c'è nei Vinti del Risorgimento c'è anche molto documenti nuovi sull'eccidio, e c'è anche per la prima volta chiarito in maniera definitiva chi era il tenente colonnello che guidava il plotone dei 400 bersaglieri, la colonna dei 400 bersaglieri che furono comandati il 14 agosto del 1861 andare a distruggere il paese di Ponte Landolfo perché non ne rimanesse pietra su pietra. Ed era quel famoso Pier Eleonoro Negri, questo vicentino, che in quel momento era una specie di eroe per l'esercito italiano piemontese. Pier Eleonoro Negri era un vicentino, quindi aveva disertato l'esercito austriaco per andare nell'esercito piemontese, quindi aveva partecipato alla guerra di Crimea, alla seconda guerra d'indipendenza, era stato il comandante dei bersaglieri nelle operazioni e negli scontri contro l'esercito regolare borbonico sul Garigliano, aveva condotto 3 assalti dei bersaglieri piemontesi contro le postazioni napoletane, aveva partecipato insomma era un ufficiale decorato, stimato, quindi era la persona adatta a fare anche, come si direbbe oggi, il lavoro sporco, e quindi a lui fu affidato questa rappresaglia, fu affidata questa vendetta, perché certamente a pochi mesi dall'Unità d'Italia vedere uccisi nel mezzogiorno tutti insieme 41 soldati era un'onta troppo pesante per l'esercito, che doveva controllare l'ordine pubblico e la situazione
nel sud d'Italia, e quindi una reazione immediata e violenta era nei fatti, e quindi infatti fu comandata. Quindi ci sono tutta una serie di pagine anche sui vinti del Risorgimento sull'eccidio, perché i vinti del Risorgimento nasce da una curiosità, cioè riuscivi a capire nei 6 mesi ignorati dai libri di testo, perché i libri di testo sulla quello che è avvenuto nel Mezzogiorno, i libri di testo delle scuole naturalmente, sulla quello che è avvenuto nel Mezzogiorno si fermano all'arrivo di Garibaldi a Napoli, come se dopo l'arrivo di Garibaldi e dopo la battaglia del Volturno fosse finita la storia e tutto il Mezzogiorno in maniera pacifica e tranquilla divenne italiano e non ci furono più fermenti, non ci fu più nessun episodio e problema successivo. In realtà ci furono 6 mesi di guerra vera e propria, e Francesco II, quando lasciò Napoli il 6 settembre 1860, finalmente per decreto dichiarò il regno in stato di guerra. Quindi da quel momento l'esercito regolare borbonico si ritenne in guerra contro i garibaldini da una parte e l'esercito regolare piemontese, che entrò il 12 di agosto, di ottobre del 1860, sconfinando nel regno successivamente. In realtà quello sconfinamento, dopo la battaglia del Macerone, che precedette di ben 9 giorni il famoso plebiscito che legittima quindi questo ingresso e questa annessione forzata del Mezzogiorno d'Italia giuridicamente, un plebiscito fatto con le modalità che sappiamo, in realtà già dopo la battaglia del Macerone il generale Manfredo Fanti pubblicò un proclama, un editto, in cui diceva che da quel momento in poi tutte le persone civili trovate armate e quindi in atteggiamento ostile nei confronti dei militari piemontesi sarebbero stati fucilati e sarebbero stati processati. Quindi da quel momento in poi si riteneva di giustificare soltanto la guerra con persone in divisa, contro un esercito regolare che era quello delle due Sicilie, quello borbonico. Chiunque altro che sparasse o veniva considerato un fuorilegge, veniva considerato qualcosa su cui si poteva tranquillamente esercitare il codice penale di guerra e si poteva tranquillamente attuare delle forme di repressione e di reazione. Perché cito questo proclama? Perché è una, mi trovo vicino ad un giurista, è una giustificazione giuridica di quello che avvenne dopo. Cioè uno stato di assedio di fatto, anche se non dichiarato attraverso norme esplicite, una prevaricazione ed un potere enorme degli ufficiali e dell'esercito piemontese, era ancora piemontese, e in quel momento i due stati erano in pace tra loro, avevano addirittura accreditati dei diplomatici nelle loro capitali, a Torino c'era ancora l'ambasciatore napoletano e a Napoli c'era Villamarina, che era l'ambasciatore di Torino, quindi era una situazione davvero confusa, davvero ambigua. Quindi in quelle condizioni cominciava la penetrazione e cominciava questa violazione totale e di conquista di questo territorio e di questo Stato. Naturalmente se questi sono i precedenti, se questi sono i presupposti, poi successero tutta una serie di cose. Si scatenò una reazione sociale, perché poi quando parliamo della guerra civile, del brigantaggio, stiamo parlando soprattutto in prevalenza di una guerra sociale, di una guerra civile scatenata dai contadini. I contadini in questi rivolgimenti, in questa confusione, pensavano che finalmente fosse arrivata la loro ora di una redistribuzione di terre promessa da sempre, da quando tentò prima del 99 Ferdinando IV una prima soppressione della feudalità, poi ci provò Murat con le sue leggi e con i suoi decreti, poi cercarono anche Ferdinando I e Ferdinando II ridistribuire e di ridiscutere questo accentramento e questo monopolio di terra in mano di pochi. Quindi i contadini pensavano e speravano che finalmente dopo le promesse di Garibaldi fosse venuto il loro momento. Si resero conto che non era così, e quindi molti andarono alla macchia, molti cominciarono a diventare i nemici degli ufficiali dell'esercito piemontese che difendevano gli interessi
dei galantuomini, no? Dei proprietari terrieri, dei latifondisti, e quindi si scatenò questa guerra civile, in cui poi i più accesi a chiedere truppe, a chiedere repressioni, a chiedere esercito, furono proprio i latifondisti meridionali, che temevano che quella rivoluzione politica diventasse una rivoluzione sociale, e quindi si scatenassero delle differenze, no? Degli sconvolgimenti di equilibri consolidati. Naturalmente le pagine efficacissime del Gattopardo di Tommaso di Lampedusa rendono bene qual era il contesto, qual era il clima, qual era l'atteggiamento di questi, dei Gattopardi e dei latifondisti in tutte le aree del Mezzogiorno d'Italia. Quindi questo era il contesto e le premesse di tutte queste vicende. Naturalmente ci si trovava di fronte ad un esercito che fino al marzo 1861 si poteva considerare un esercito di occupazione, anche se giustificava quella presenza e anche i governi potenziali a Napoli il famoso plebiscito del 21 ottobre del 1860. Dal marzo del 1861, con la proclamazione dell'Unità d'Italia, e soprattutto a maggio, quando fu creato l'esercito italiano, non si trattava più di un esercito di occupazione, ma di un esercito di uno stesso Stato. E questo però moltiplica ancora di più la gravità di quello che avvenne, perché un esercito italiano che si trova sul suolo italiano e si comporta come esercito in guerra contro gli stessi italiani, evidentemente c'è qualcosa che non quadra e che non torna in questo ragionamento, in questo comportamento, ed è quello che poi avvenne in quei mesi e in quel periodo. Questo esercito che aveva e in cui i soldati furono impegnati in questa che viene sempre definita la campagna della Bassa Italia, lavorava e agiva in condizioni logistiche anche proibitive, anche difficili, e quindi che esasperarono certi atteggiamenti, certe violenze, il modo di porsi nei confronti di queste popolazioni. Pensate ad esempio che all'inizio, soprattutto nella repressione delle bande di briganti, c'era ancora un equipaggiamento pesantissimo, quindi questi zaini con pesanti, il cappotto di ordinanza, e quindi marciare in zone impervie tra boschi, montagne e sentieri difficili era certamente una faticaccia per questi soldati. In quel periodo, soprattutto all'inizio, la dotazione delle scarpe, ad esempio, era uguale, cioè non esisteva all'epoca la scarpa destra e la scarpa sinistra, si modellavano con il piede dentro, quindi immaginatevi con questi chilometri di marce che piedi piegati avevano quei soldati alla fine di quelle giornate. Le mappe aggiornate erano poche, le guide che venivano richieste facevano il doppio gioco, e quindi ne diffidavano naturalmente questi ufficiali. Non capivano il linguaggio della gente del posto, e spesso per interrogare i briganti arrestati avevano bisogno degli interpreti, quindi pensate un po' alla distanza, che abisso culturale che c'erano tra questi occupanti e tra le persone che si vedevano in quella maniera violati. Quindi erano queste le condizioni in cui agivano questi militari, e si rivela tranquillamente nelle lettere che mandavano a casa. Si legge tutto il disprezzo, tutto il pregiudizio, tutto il fastidio di stare in queste zone, in questi territori, con barbari, con ottentotti, come scriveva Fanti e anche Menabrea, in questa realtà, una distanza, un abisso culturale che trasferivano poi quando tornavano a casa, quando parlavano con le famiglie, quando parlavano con gli amici, e vedendosi trattati in quel modo, naturalmente chi reagiva e chi si organizzava a combattere aveva una reazione moltiplicata all'eccesso, insomma nella violenza. Certamente il brigantaggio non fu una guerra di educande, gli episodi furono molto violenti, furono esasperati, alcuni episodi crudi, proprio di scempi sui cadaveri, furono reali, furono veri. Anche a Monito i militari, ad
esempio tagliavano la testa e li portavano in paese per dimostrare che avevano ammazzato il capo e avevano distrutto le bande, e tagliavano la testa perché era più comodo portare la testa e non il corpo intero, quindi era questo anche un motivo pratico di esibire, no, queste parti del corpo. Dalla parte invece dei briganti c'era l'eccesso inverso, quindi eviravano questi cadaveri, li spogliavano completamente dei loro averi, si appropriavano del denaro, ma questo era, insomma, fu una guerra davvero sanguinosa, davvero violenta, davvero crudele, una guerra da migliaia di morti che non figurano nel computo ufficiale del prezzo pagato dal Mezzogiorno all'Unità d'Italia, eppure hanno pesato in maniera rilevante e a mio avviso pesano ancora nella trasmissione, no? Quasi da DNA, dell'atteggiamento che si ha in alcune aree più interne, più isolate del Mezzogiorno nei confronti dello Stato, questo Stato, no, che è calato dall'alto, violento, repressivo, che non cerca il consenso, perché poi quello era, in quel momento gli ufficiali, quell'esercito erano lo Stato italiano, di cui loro non sapevano completamente nulla. L'idea di unità d'Italia, che era un'idea elitaria, era stata condotta soltanto avanti dal 2% della popolazione totale dell'Italia di allora, era lontanissima dai contadini che erano vissuti per quattro generazioni in un regno particolare, autonomo, indipendente, con una dinastia regnante che era quella definita e conosciuta. Quindi pensate che lontananza potevano avere con una capitale che era addirittura a Torino, con una dinastia che era lì a Torino, insomma lontanissima dal Parlamento, che era in una città che era in quel momento francese, all'altro capo del mondo per i collegamenti francese, dell'epoca. Francese a tutti gli effetti. Sì, e certo, poi c'era anche questa differenza, l'ho evidenziato prima, di lingue, che rendeva tutto molto, molto difficile. In tutto questo si cercò una soluzione che fu peggiore della soluzione rapida e drastica di passaggio, cioè arrivare alla unificazione attraverso dei governi luogotenenziali, quattro governi seguirono quelli dittatoriali di Garibaldi, creati a Napoli, che dovevano gestire tutto l'ex regno delle due Sicilie. E in questo caos, in questa confusione amministrativa, in questa confusione giuridica, il Mezzogiorno era davvero una specie di far west, qualcosa di ingovernabile, qualcosa di violento, e l'eco arrivava a Torino naturalmente, e si arrivò finalmente al primo dibattito dopo tre interpellanze sulle province napoletane, si arrivò a questo primo dibattito in Parlamento, che partì il 20 novembre del 1861, in cui si cominciò a parlare delle province napoletane. Un dibattito che andò avanti per diversi giorni e in cui ufficialmente, finalmente, per la prima volta in documenti ufficiali dello Stato italiano di allora, comparve citato l'eccidio di Ponte Landolfo. In due momenti, una era un documento che consegnò scritto Francesco Proto, duca di Maddaloni, che se l'era scritto per non confondersi, per non andare in contraddizione, in ambiguità, e lo depositò. Poi gli fecero uno scherzo, perché era depositato e doveva essere letto solo dai parlamentari. Qualcuno fece filtrare il documento ai giornali, il documento fu pubblicato e massacrarono naturalmente il duca di Maddaloni, chiamandolo borbonico, chiamandolo reazionario, chiamandolo difensore del peggio che c'era nel Mezzogiorno d'Italia. Lui per reazione si dimise dal Parlamento dopo sei mesi e pubblicò a sue spese il testo completo e se ne andò a Roma. Era un personaggio molto singolare e molto particolare. E questo era il primo. Il secondo invece fu l'intervento, questa volta verbale, del 3 dicembre di Giuseppe Ferrari. Giuseppe Ferrari era il filosofo milanese, vicino alle posizioni di Cattaneo, quindi alle posizioni federaliste, che aveva fatto una cosa veramente ammirevole, perché era forse in quel momento la figura, l'emblema di come, quale sarebbe stato l'approccio giusto che dal nord
dovevano avere nei confronti di questo mezzogiorno da unire, quindi da ammettere, si mise in viaggio e andò a vedere che cosa era successo a Ponte Landolfo. Quindi andò a visitare questo paese, lo trovò completamente distrutto, tre sole case erano rimaste in piedi, quelle dei liberali e quelle quindi del sindaco, gli si avvicinarono alcuni sopravvissuti che gli raccontarono l'orrore che avevano vissuto e quello che era successo. Lui, molto provato, molto scioccato da questa esperienza, in Parlamento, facendo il suo intervento sulle province napoletane, fece un accenno molto lungo a questa sua esperienza e a quello che era successo a Ponte Landolfo. Naturalmente si levarono grida, soprattutto degli esuli poi meridionali, non esistono queste cose, sei contro l'Italia. Era molto difficile sollevare e tramandare soprattutto questi fatti in maniera corretta e in maniera onesta dal punto di vista intellettuale, perché si era di fronte a ostacoli e a critiche proprio perché l'Italia in quel momento era sulle palafitte, cioè era una costruzione tutta da fare, quindi molto precaria, era in fasce, quindi qualsiasi cosa l'avrebbe messa in pericolo, e in quel momento il Mezzogiorno e l'annessione del Mezzogiorno era in pericolo, cioè era stato unito con sangue e con difficoltà anche diplomatiche e si rischiava di perderlo subito. Infatti c'era qualcuno che diceva: ma se non vogliono stare con noi, vogliamo, insomma, andiamocene. Era D'Azeglio che lo diceva e lo scriveva in una lettera. Questo era il contesto, questo era il periodo che si prolungò per diverso tempo, tant'è vero che nel 1863 fu approvata la prima legge speciale dell'Italia Unita, che era la legge Chicca, la legge di repressione del brigantaggio, che legittimava di fatto lo stato d'assedio e il potere ai tribunali militari che già esistevano, ma in quel momento si diede una veste giuridica con poteri speciali che scavalcavano e abolivano alcune norme dello statuto albertino, che era quindi in vigore, rispettato fino a un certo punto del territorio italiano. Nelle sei regioni meridionali non esisteva più lo statuto, c'era la legge speciale sul brigantaggio, la legge Chicca. A Ponte Landolfo viene citato come episodio grosso, innanzitutto per il numero e l'entità dei morti, ma anche perché è un po' l'emblema di quello che accadde in molti paesi. Che cosa succedeva in un territorio che era difficilmente controllabile? In molti paesi spesso scendevano i briganti e fuggivano i liberali, poi arrivavano i soldati piemontesi, fuggivano i briganti e venivano fucilati quelli che avevano appoggiato questi briganti scesi, che poi era la maggior parte della gente, perché la gente era cresciuta con questi contadini, era cresciuta con questa gente, quindi dovendo fare una scelta di campo era chiaro che si schieravano con loro e non si schieravano con i soldati piemontesi. Era chiaro che molte spiate sul movimento delle truppe arrivavano, era chiaro che i rifornimenti sulle montagne venivano dati da queste persone, e quindi si usò in questo tipo di guerriglia la tattica militare usata in tutte le guerriglie: si è usato in Ghetto, si è usato contro anche i partigiani nella resistenza, cioè il fare terra bruciata attorno a queste bande, attorno a questi combattenti, quindi levando di mezzo i loro parenti, quindi arrestandoli, impedendo che si allontanasse qualcuno con dei rifornimenti del cibo da portare in montagna, controllando il territorio, bruciando le capanne che erano in questi territori che potevano fare da rifugio, andando a ostacolare i collegamenti con perlustrazioni continue. Insomma, sono le solite tattiche di reazione alla guerriglia che vengono attuati dagli eserciti regolari. Ponte Landolfo è in questo senso un po' la vicenda emblematica. Successe che anche nel paese ci furono dei liberali dell'ultima ora, cioè quelli che si convertono ad una causa quando vedono che sta franando, sta bruciando, no, la casa, e quindi escono fuori e crearono questo comitato elettorale in cui c'era l'esattore, c'era il sindaco, c'erano una serie di persone.
arrivarono delle lettere minatorie di questo brigante che era di Cerreto, quindi qui vicino, era Cosimo Giordano, che era di Cerreto Sannita, c'è ancora in piedi la casa di Cosimo Giordano, che era un ex caporale borbonico, che aveva tutti dei trascorsi ed era appunto, aveva creato, era la banda di briganti più forte nel territorio del Matese e nel territorio del Samio verso Campobasso. E quindi mandarono delle lettere minatorie, il sindaco minacciò di non far addirittura tenere i festeggiamenti della festa di San Donato, che è la festa tipica di patrono di Ponte Landolfo del 7 agosto, quindi c'era anche questo pericolo, c'era un ruolo del parroco, dell'arciprete, si diceva allora Epifanio De Gregorio, che aveva questi contatti con i briganti, con le bande di briganti. Fatto sta che vedendo l'assenza totale di guardia nazionale, di militari in zona, fuggirono i liberali temendo che arrivassero i briganti. Infatti arrivò la banda di Cosimo Giordano in paese e questa banda alimentò e giustificò una reazione da parte di chi voleva vendetta nei confronti di qualcuno. Ci furono 4 morti individuati come liberali, l'esattore delle tasse ed altre persone, e questi morti naturalmente furono la giustificazione per far spostare nelle perlustrazioni che erano in atto nell'intero territorio in quei giorni questa colonna del tenente Bracci a Ponte Landolfo. La colonna di Bracci arrivò a Ponte Landolfo, successe un po', pensava di potersi addentrare, fu aggredita, fu assalita, poi tentarono di fuggire verso Casalduni, da Casalduni uscirono altre persone, furono spesso proprio i contadini, i civili armati di vanghe, di tutto quello che potevano avere, insomma furono massacrati e uccisi 41 soldati e 3 fuggirono. I 3 che fuggirono raccontarono quello che era successo e da lì, appunto dal luogotenente Cialdini, partì l'ordine di radere al suolo questi 2 paesi e fu affidato quindi la missione a 2 colonne, una colonna a Negri, che guidava quindi 400 bersaglieri a Ponte Landolfo, e l'altra colonna al maggiore Melegari, che doveva dirigersi su Casalduni. Melegari, tra l'altro, racconta in un libro di memorie che uscì all'epoca anonimo, ma era lui che lo scrisse, tutto questo quest'ordine che ebbe. Si trovava al San Carlo e stava seguendo l'opera lirica al San Carlo, fu convocato d'urgenza, gli dissero quello che era successo, quindi si doveva mettere subito in marcia, organizzare questi bersaglieri, andare a Ponte, a Casalduni, mentre già in zona operavano delle compagnie di bersaglieri, e quindi ci sarebbe stata questa azione concordata. È un po' come è successo nei film americani con gli indiani, con le giubbe rosse, è successo uguale a Ponte Landolfo. All'alba del 14 agosto si catapultarono sul paese, bruciarono tutte le case, successe di tutto, molti orrori. E la cosa incredibile negli anni, poiché sull'evidenza si vuole sempre, per giustificare, per dire che l'unità d'Italia fu una cosa bellissima e fu accettata da tutti e non fu dolorosa per nessuno, si è sempre negato un'entità così grande di quell'eccidio, di quel massacro. In realtà già i giornali dell'epoca parlavano di 164 morti accertati. I nomi che sono scolpiti dal 1983 fuori il comune di Ponte Landolfo con i 4 uccisi prima che arrivassero i militari sono quelli noti, Concetta Biondi, i Rinaldi, eccetera, e sono 13, che sono quelli individuati, quelli che sono stati tramandati, perché registrati in maniera evidente sui registri parrocchiali. E nell'83 il sindaco Perugini dell'epoca, oggi scomparso, fece una cerimonia in cui andò anche Aglianello, una cerimonia ufficiale in cui fu messa questa targa in marmo fuori
al comune con tutti i nomi, accomunando quelli prima e quelli dopo per un tentativo di pacificazione nel paese. In realtà è evidente che la mortalità a cavallo tra il 1861 e il 1862 e il numero di residenti, i conti e i numeri non tornano, perché ci sono dei vuoti enormi tra i residenti di prima e quelli di dopo. Che fine hanno fatto questi abitanti? Sono tutti emigrati, sono tutti fuggiti. E allora io ho tentato di dare spesso delle spiegazioni. Uno, l'eccidio fatto bruciando le case, spesso la gente si rifugiava nelle case, molti morirono nell'incendio, morirono nelle case, quindi i corpi non si trovarono. Gli scampati avevano il terrore di denunciare la morte di un loro congiunto, di un loro parente, per il timore di essere accusati di essere conniventi o briganti, di fare di avere delle responsabilità nei fatti precedenti. E poi ci sono anche recenti emerse delle testimonianze che raccontano qualcosa di nuovo. Io ho pubblicato e ne ho parlato sul blog che curo nella pagina online del Mattino, che si chiama Controstorie, chissà perché, un documento di cui sono venuto in possesso, che mi hanno mandato, che è un diario, sono le memorie di un Nolli, che era un seminarista che stava diventando sacerdote, che visse in quel periodo e scriveva un diario, quindi non scriveva per pubblicare o per tramandare i posteri, ma per se stesso, per ricordare delle cose. Era di Venafro, viveva a Venafro e aveva saputo di queste vicende, e racconta un fatto che poco si sa. Nelle ore immediatamente successive, anche se si accenna qualche cosa, ad esempio Nicoletta Valillo lei accenna nel suo libro, però in presa diretta con una testimonianza di chi visse nell'epoca è molto più interessante. Racconta che nelle ore successive agli eccidi la gente scappò sulle montagne e nelle zone circostanti, ma per almeno 7-15 giorni dopo gli eccidi i militari andavano a caccia di chi era scappato da Ponte Landolfo per fucilarli. Quindi avvenne qualche cosa davvero di terribile che non si è saputo o non si sa in questi termini. Infatti lui racconta della fucilazione di una ventina di persone di cui aveva avuto notizia diretta, e dice probabilmente erano i fuggitivi da Ponte Landolfo che sono accusati di brigantaggio. Quindi pensate quanti ne furono uccisi successivamente, di cui si è persa traccia e di cui non si conosce il nome, né si può conoscere il nome, questo è evidente. E nelle memorie di Enrico Morozzo della Rocca, che è stato il comandante nella zona di Napoli all'inizio, quindi comandante militare, racconta in maniera chiara ed evidente che poiché le direttive militari erano che bisognava fucilare o i capi o i fuggitivi, loro se la cavavano mettendo nei rapporti che avevano dovuto fucilare alcuni fuggitivi. Quindi praticamente il numero così alto di fucilati loro prendevano e non ci pensavano due volte. Insomma, è la classica regola di non si fanno prigionieri, quindi li prendevano e li fucilavano, e quindi giustificavano dicendo che poiché stavano scappando si è dovuto fucilarli e sparare contro questa gente. Quindi è un numero altissimo di morti in quel periodo. Anche in questo modo fu fatta l'Italia, e nel Parlamento, in questo dibattito che è emblematico ed è stato il primo, poi ce ne furono anche altri successivi prima di arrivare alla commissione sul brigantaggio e alla legge Pita, alla legge speciale, ci sono ancora queste ambiguità, per cui c'era chi insisteva, e nel primo dibattito il Presidente del Consiglio Ricaso insisteva, dice: ma non esiste un problema di guerra civile, perché Ferrari diceva guerra civile, esiste un problema di ordine pubblico, di bande, di criminali che noi stiamo reprimendo e abbiamo avuto bisogno dell'esercito per reprimere perché i criminali sono troppi.
Quindi questo era il pensiero politico in quel periodo a Torino e in Parlamento, e il governo della Italia Unita, il secondo dopo quello Cavour. E quindi era un modo di tramandare la visione di quello che era in quel momento, che poi fu ripreso nei libri di storia, fu tramandato ed è rimasto e si è inculcato, tant'è vero che ancora oggi c'è chi dice ma il brigantaggio erano tutti criminali, delinquenti, facevano questi orrori, erano gente che aveva dei precedenti penali terribili, quindi di che stiamo parlando? Perché si confonde spesso le motivazioni di questa gente, perché non è vero affatto che erano tutti combattenti perché volevano il ritorno del Regno e delle Due Sicilie. Confluivano in questa guerra una serie di motivazioni di carattere diverso, quindi c'erano le motivazioni sociali, c'era questa guerra contadina, così la bollò e la definì Carlo Lenici, la prima grande guerra contadina del Mezzogiorno d'Italia, c'era l'insofferenza, l'insoddisfazione dei militari che venivano definiti negli atti ufficiali sbandati, che nel timore di essere presi, processati, mandati nelle carceri o fucilati per renitenza o per diserzione, si univano alle bande di briganti e quindi ovviamente erano a favore di un eventuale ritorno quindi confluirono diverse motivazioni. Ogni brigante, ogni persona che era nelle bande aveva una motivazione individuale diversa, una storia diversa di partecipazione, aveva anche un approccio diverso. Certo, c'erano anche i delinquenti puri, quelli cioè che sguazzavano nel torbido, insomma, per cui ad ogni ingresso di paese cercavano di razziare quanto più possibile, impossessarsi di denaro senza altro obiettivo, senza altra finalità. Però il pensiero di Ricasoli espresso negli atti parlamentari è il pensiero che si è diffuso e si è trasmesso nei libri di storia immediati, in quelli della storia ufficiale, e oggi molti sono ancora propensi, perché è difficile poi dopo anni e anni poter dire ma guarda c'è stato anche questo, perché ci si espone a critiche e contestazioni, insomma, quando invece la realtà è qualcosa di variegato, è qualcosa di complesso, non ha mai una sola lettura, ce ne sono diverse e varie. Quindi il compito di chiunque con onestà intellettuale cerca di fare un po' di ricerca, di capire che cosa era successo, avere avanti tutti questi ventagli di verità per poterne avere un quadro più completo, un quadro più esauriente. E quindi in quel periodo ci furono queste rappresaglie e ci fu quindi l'esercizio di quello che è nel codice penale militare, il diritto di rappresaglia. Ma allora la domanda è giustificabile un diritto di rappresaglia in una Italia che già era unita da marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, da 5 mesi, da un esercito italiano da maggio, quindi giugno, luglio, da 3 mesi, contro altri italiani, un diritto di rappresaglia così esteso, così violento, eseguito da militari contro civili, contro popolazioni inerme, accusate di essere briganti o complici di briganti, e questo marchio di infamia di paese di briganti, Ponte Landolfo se l'è portato per anni e anni, è stato un bollo che lo ha contraddistinto, così come il paese che diede i natali all'attentatore di Umberto I, per chiedere scusa e perdono dovette fare richiesta ed ottenere la modifica del nome in Savoia Lucana, per dire noi non c'entravamo niente, insomma, quindi siamo talmente devoti alla dinastia che vogliamo cambiare il nome mettendoci dentro il nome della dinastia Savoia, quindi ancora così si chiama il paese della Basilicata. E quindi pensate un poco quali erano le difficoltà, il clima, il contesto dell'epoca, un contesto politico in cui, come tutti, perché io sono affascinato da questo periodo della storia, non solo perché è fondamentale per capire il Mezzogiorno d'Italia, ma anche perché sono affascinanti tutti i mutamenti di assetti e di equilibrio di potere.
perché in tutti gli equilibri che si modificano e che cambiano nella storia ci sono sempre le stesse caratteristiche, e allora viene sempre fuori il meglio e il peggio della natura umana. Quindi ci sono gli opportunisti, ci sono gli idealisti, ci sono quelli che sanno di essere sconfitti. Perché i vinti del risorgimento? Perché io mi sono chiesto, ma chi erano quei folli che, sapendo che comunque ormai erano destinati a perdere, cioè erano gli sconfitti di quel momento della storia, decisero comunque di andare fino in fondo? Molti morirono, molti rimasero mutilati, molti andarono in prigione. Quindi era questa la curiosità di capirne le storie, perché poi nella facile superficialità ed etichettatura tutti sono stati bollati come reazionari, come gente retriva, come gente chiusa nelle chiese, che voleva reprimere il popolo. E questi, insomma, andando poi a studiare e a esaminare le singole storie, si vede invece c'era gente di apertura mentale molto 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 grossa, che, di idee liberali moderate, che però credevano che esistesse una nazione napoletana, una patria napoletana, e quindi in quel contesto volevano attuare queste riforme e quelle modifiche. Quindi consideravano uno stato straniero quel Piemonte, a cui invece si erano dati anima e corpo gli esuli, e che poi furono a favore della soluzione unitaria con la dinastia Savoia, quindi con quelle leggi che furono poi tramandate, con le consuetudini eppure trasmesse automaticamente in una realtà, in un territorio, dalla storia, dall'identità, dal contesto totalmente diverso da quelli in cui nascivano. E quindi è molto interessante questo processo della storia, perché si capisce molto e si conosce molto anche delle nostre terre e dei nostri territori. Quindi questi eccidi sono anche la dimostrazione di come fosse ostacolato quel processo unitario, di come fosse imposto, e di come nei primi 20-30 anni di unità ci sono stati poi tutte le premesse per creare una serie di problemi nel sud d'Italia, perché poi se si va ad esaminare tutta la prima consiliatura si vedono quali scelte, quali provvedimenti e su quali territori sono stati indirizzati. Soltanto nel primo anno e mezzo, su 8 finanziamenti per concessioni ferroviarie, 6 riguardavano il centro-nord e 2 soltanto il mezzogiorno. Quindi di che cosa si sta parlando? Insomma, di questa unificazione del mezzogiorno che è stato avvantaggiato dall'unità d'Italia. Quindi questo è un po', sono dati, sono elementi che si possono tranquillamente trovare negli atti parlamentari, per fortuna quelli erano difficilmente falsificabili, no? Gli atti parlamentari, a differenza di quelle delle testimonianze o delle lettere. Io cito ad esempio il Melenghini, che unifica una serie di lettere, di corrispondenze di Garibaldini, e quando raccontano che cosa stanno facendo, raccontano sempre che il loro nemico sono i bavari, cioè praticamente l'esercito delle due Sicilie era composto soltanto di bavaresi, e i bavaresi in quel momento storico erano un corpo degli estero, si chiamava i veterani esteri, che era formato da 3.000 militari, e l'esercito delle due Sicilie in quel momento era fatto da 50.000 persone. 3.000 su 50.000 significa che 47.000 erano invece pugliesi, lucani, campani, siciliani, calabresi, e quelli che morivano principalmente in quel periodo, e quantificando attraverso dei rapporti militari Roberto Maria Selvaggi ha citato il numero di 4.200 morti dallo sbarco di Garibaldi fino alla resa di Messina nell'esercito regolare delle due Sicilie, erano meridionali, quindi che difendevano ed erano soldati di uno Stato riconosciuto da tutti, autonomo, indipendente, di una storia di 7 secoli che risaliva a Ruggero d'Altavilla e si era protratto nel tempo fino ad arrivare ai Borbone delle due Sicilie, e che finì la sua storia politica, ma non la sua storia culturale ideale, il 17 marzo del 1861, e poi con il riconoscimento dell'Italia da parte di tutti
gli Stati europei. Io credo che di questo si stia parlando, non di altro, non di nostalgie, di una, no, non di primati del regno, no, perché proprio sono quelli che a me perlomeno lasciano più indifferenti. Né di si stava meglio oppure sono peggio i Savoia, no, ma di che cosa è stato e in che modo è stato condotto il processo unitario e quali eventuali distorsioni ed effetti ha avuto nel nostro territorio. Penso che da meridionale il minimo di curiosità e un minimo di domande su questo uno se le debba fare. Io credo di aver finito per ora e poi se c'è qualche domanda sono a disposizione, però vi voglio anticipare che agli inizi maggio esce un mio nuovo libro con Autet di Agostini, non voglio anticipare il titolo, non posso, però vi dico che un ulteriore passaggio su questi temi, su questi, un'ulteriore ricerca e un ulteriore approfondimento e riflessione su questi temi. Grazie. Vediamo un istante, diciamo, conosciuto. Sì, no, ringrazio personalmente l'autore. Ho una curiosità personale circa un personaggio che è un po' l'emblema delle contraddizioni che hanno animato proprio questo periodo storico, soprattutto nella nostra zona. Ed è un personaggio che lei nel suo libro su Conte d'Adolfo evoca, diciamo, fa vivere già dalle prime pagine, che è il cavaliere Achille Jacobelli. Non so se lei ci può dare magari qualche chicca, qualche ulteriore racconto per chiarire un po', perché ci sono in campo due tesi, insomma, su questo personaggio. Io la convinzione che mi sono fatto leggendo qualche cosa è che era uno dei tanti gattopardi del nostro sud. Era uno che era stato beneficiato da Ferdinando II con concessioni economiche anche importanti, la sua famiglia, perché il padre si era schierato con la dinastia in periodi difficili. Però quando vide che le cose stavano andando male, aderì a questo famoso comitato liberale di Ponte Landovici. E quando poi la situazione stava precipitando con la banda di Cosimo Giordano, andò addirittura a Napoli a chiedere di bombardare Ponte Landolfo, cioè, quindi fu uno che ebbe una serie di responsabilità e con l'Unità d'Italia si è riciclato alla grande, tant'è vero che è stato uno dei grandi elettori del primo presidente della provincia del Benevento. Rappresenta quell'emblema, perché poi dobbiamo poi dircela tutta con sincerità e onestà, non è che possiamo dire che tutte le distorsioni sono da additare da chi veniva da fuori e da chi veniva dal nord. E purtroppo abbiamo delle grossissime responsabilità per cui ci siamo poi adagiati sul più forte. Certo, la legge dei cannoni ha avuto il suo peso in queste scelte, no? E con calcoli di opportunità, con calcoli di opportunismo e di furbizia. E Jacobelli era uno di questi, certamente. Ma paradigmatico. Non volevo chiedere solo una cosa. Volevi chiedere o volevi affermare? Dopo 150 anni, il 14 agosto 2011, l'onorevole presidente Giuliano Amato, in nome del presidente della Repubblica, è andato a Ponte Landolfo e ha posto questa targa preparata dall'amministrazione comunale sul 150° anniversario dell'eccidio di Ponte Landolfo, in memoria e ricordo perenne delle vittime civili innocenti ed inermi trucidate nell'eccidio del 14 agosto 1861. Da oggi e per sempre ad essi la patria rende giustizia ed onore. Benissimo, ma i carnefici chi sono stati? Al-Qaeda? L'ISIS, i nazisti, non si sa. Perché non si chiamano le cose con i loro nomi? Un ladro è un ladro, un criminale è un criminale. Diciamolo, perché se continuiamo a nascondersi dietro un dito, non ci diremo mai la verità. L'Italia non sarà mai unita, perché l'Italia fu spezzata
con l'invasione garibaldino-piemontese. Quindi diciamocene queste cose. Siamo onesti intellettualmente. Quindi questo voglio chiedere, perché non chiamiamo ancora le cose con i loro nomi? Perché? Abbiamo paura? C'è, no, c'è l'ambiguità del processo unitario, perché poi bisogna pure dire che in quel momento forse il Sud, che aveva tanti meriti, aveva una storia enorme, ebbe un limite di visione politica che è stato poi alla base di quello che è successo. Se la storia con sé è sempre difficile, brutta e antipatica, però se parallelamente, quando ce n'erano le possibilità, perché le due Sicilie hanno attraversato due grossi fasi di splendore enorme, una è stata quella immediata degli anni immediatamente precedenti al 789. Prima della rivoluzione francese, Ferdinando IV e Maria Carolina erano i sovrani più illuminati dell'Europa, con una serie di interventi, con visioni di aperture, anche San Leucio, tutta una serie di cose che non sono primati, ma proprio interventi e visioni concrete. E poi con Ferdinando II, dal 1830 al 1845 almeno, dove il regno e le due Sicilie proliferarono l'industria, soprattutto in provincia di Salerno, cominciarono a venire una serie di stranieri ad aprire imprese e aziende, che chissà perché qualcuno dice, ma però erano stranieri, però oggi si dice, ma com'è che non attiviamo investitori stranieri? Allora ci dobbiamo anche mettere d'accordo con noi stessi, perché oggi vogliamo che investino gli stranieri. All'epoca venivano perché avevano delle particolari agevolazioni e convenienze ad aprire delle aziende, ed erano in contatto poi con quelle svizzere che fornivano dei macchinari di avanguardia, e allora e quindi in quel periodo, soprattutto nel periodo di Ferdinando II, se ci fosse stata una visione internazionale, a capire che l'isolamento e l'autarchia non potevano essere esasperati, che erano validi come ricette e formule economiche. Oggi c'è un ritorno, no? Ad aumentare i dazi, aumentare, e poi dopo l'unità ci fu nella crisi con la Francia del 1887, ci fu un'esasperazione, si ritornò indietro, quindi si aumentarono i dazi e si penalizzò poi tutta l'agricoltura, l'esportazione dell'agricoltura del Mezzogiorno d'Italia. Quindi ci furono delle visioni strane. Poi in tutto questo avvenne che, a differenza di Torino, Napoli era la culla di una serie di liberali estremisti che avevano la prevalenza su quelli moderati, che fecero precipitare le cose nel 1848, perché vedere le due storie parallele è molto interessante. Fu Ferdinando II a dare per primo la Costituzione, poi seguì lo Statuto Albertino. Che cosa successe? Lo Statuto Albertino fu calato dall'alto da Carlo Alberto, che affidò la scrittura della Costituzione a 85 nobili, tra di quelli più retrivi che poteva avere il regno, e gli studiosi dell'università come Paolo Colombo l'hanno scritto e hanno detto a persone di idee più retrive non si poteva affidare. Però questo fu accettato in silenzio, nessuno obiettò, nessuno disse che era troppo sbilanciato, come è lo Statuto Albertino nei confronti della dinastia, eppure è stata la nostra Costituzione fino al 44, fino al decreto luogotenenziale e escogitato da De Nicola. E quindi nessuno fiatò rispetto a questa. Invece a Napoli si scatenò, nel momento del giuramento del Parlamento, tutta una serie di spinte estremistiche di cui fu campione, e lo ha scritto anche Settembrini, ad esempio Giovanni la Cecilia, Ricciardi ed altri, che esasperarono la situazione, che poi precipitò e quindi si perse. Erano in malafede, loro volevano rovesciare la monarchia e in realtà il problema del Mezzogiorno della storia è stato questo, la differenza tra il nord e il sud nell'assetto e nella storia era che nel sud a un certo punto si è affermato un regno unito, unitario, che doveva fare i conti con il potere prima dei feudatari e poi dei latifondisti.
quando questi poteri si sbilanciavano, c'era una serie di effetti a catena di vasi comunicanti. Quindi in queste dinamiche anche di proteste influenzavano molto anche gli interessi dei latifondisti, che spingevano perché volevano contare di più, perché volevano dire di più la loro. E tant'è vero che con l'Unità d'Italia che cosa poi in effetti successe? Chi deteneva il potere economico nel Mezzogiorno d'Italia finalmente riuscì a poter avere anche voce in capitolo nel potere politico. Quindi questa fu la dinamica semplice, sempre un bilanciamento e un rapporto di potere. Si spiegarono poi Savoia. Io posso... Sì, un'ultimissima domanda, che quando scoppia la campagna, noi le campagne le ascoltiamo. Quindi, come ci sono? Sta squillando il nostro finale. Anche perché volevo fare una domanda. Una rapidissima domanda, per la verità, non sulla storia che su cui potremmo parlare per... per parecchio tempo, ma semplicemente sull'impostazione del romanzo, perché Gigi Di Fiore ha scritto un romanzo storico sulla scia di Walter Scott, se vogliamo, o Francesco F. di Guerrazzi, o in sedicesimo dei Promessi Sposi. Mi ha colpito un qualcosa che fondamentalmente vorrei essere che mi sia chiarito. I dialoghi che sono stati abilmente creati nel contesto del racconto tra Concettina, Pasquale, così via, sono ottocenteschi, ma apici, sono molto upper class, che lo vedo decontestualizzato rispetto ai Cafoni, di cui inevitabilmente, ovviamente, Cafoni non nel senso dispregiativo del capito. E qui inevitabilmente si sta parlando. Era questo che volevo ha perfettamente ragione. Io poi volevo dire due parole su questo libro. Questo libro l'ho scritto nel 1997 e fu pubblicato nel 95 da un editore napoletano antiquario, che ha una bella libreria antiquariana, che è Marzio Grimaldi. E facemmo questo libro che poi è andato esaurito. Però si è arrivato un viacano poi. Sì, perché lui appunto è andato esaurito questo libro. Io ne sono tornato in possesso dei diritti e l'ho fatto un po' custodio, un esperimento che mi interessava per avere una maggiore diffusione a livello nazionale, eccetera. Questo è bello, questo è. Però spingere poi ad un verismo eccessivo forse perdeva nella capacità di comprensione del fatto che poi è alla base del romanzo. C'è una cosa che invece io è voluta. Allora, io comincio l'incipit del libro con il silenzio e finisce col silenzio, perché voglio sottolineare che su queste storie e su queste vicende, su questa parte della storia, c'è un silenzio. C'è stato silenzio per anni e forse il silenzio continua, e quindi questo simbolo della divisa che si butta a mare, il silenzio che comincia e finisce, era voluto. Questo libro poi, e questo è un aneddoto, fu presentato nel marzo del 99 alla Circolo della Stampa di Napoli. E tra chi mi presentò il libro, oltre Pasquale Squitieri, che sarebbe uscito da poco, il film Briganti, dopo poco, c'era Riccardo Pazzaglia. Riccardo Pazzaglia aveva fondato da appena 6 anni i neoborbonici, ed era lui che coniò il termine neoborbonico, perché dice noi abbiamo una lunga storia di 7 secoli. E rispetto a questa storia, rivendicare la nostra identità e la nostra grande tradizione, potremmo chiamarci neo-guelfi, neo-aragonesi, neo-angioini, neo-francesi, però poiché siamo più vicini, come periodo della prima dell'unità, ai Borboni e alle due Sicilie, chiamiamoci neo-borbonici, e così nacque il termine che coniò proprio Riccardo Pazzaglia. Bene, va bene, allora ci fermiamo qua. Facciamo un applauso. Io vorrei sapere che poi ci sia un seguito in cui tu racconti anche i vinti
patriottici, noi non ci dimentichiamo, tu hai citato Luigi Settembrini, non ci dimentichiamo, ci sono molti vinti che sono anche tra i patriotti. I patriotti c'erano dei vinti che Luigi Settembrini lasciò delle dichiarazioni durissime sull'unità d'Italia, ed era un patriotto. Quindi io sì, Mazzini è quello più noto, ma Luigi Settembrini che ha avuto un ruolo significativo nel Mezzogiorno. Era un intellettuale straordinario, è stato anche rettore dell'Università di Napoli, e lui ha dichiarato apertamente gli errori dell'unità e soprattutto la perdita di identità. C'è questa, passaggio che cita Croce, esattamente questo dice, quindi sarebbe bello poi ritornare a parlare anche di questi limiti, anche di questi limiti, con un nuovo libro perché offre questo lo sapevo, io ti ho intuito, va bene, ma non so ancora.